Salve a tutti ragazzi, siamo Franco e Francesco e oggi faremo un'analisi di questo. E oggi faremo un video diverso dal solito. Oggi che cosa faremo? Analizzeremo questa nuova puntata dei Casa Grande che ancora dei Loud, scusatemi, che ancora non è uscito in Italia. Ovvero Force of Habits, che sarebbe la forza dell'abitudine. Infatti. E di cosa tratta questa puntata? Ma prima, sigla! Ok, iniziamo ad analizzare l'episodio. Allora, l'episodio parte con sto titolo. Insomma, la solita immagine, ovvero qualche scena animata dell'episodio. In questo caso le protagoniste sono Lori, quella che nella quinta stagione è andata al college, Lenny la scema e Luna la musicista. Infatti. Vabbè, e allora come inizia l'episodio? Allora, l'episodio inizia con Lenny che torna a casa. Con Lori che torna a casa. No, quella è Lenny. Lenny che trova Lori col papà. Mentre il padre l'abbraccia, però per fortuna che è Lenny. Però Lenny la salva accostandola con un cuscino. E gli chiede, insomma, che cosa ci fai a casa? E lei cosa risponde? E gli risponde che è tornata in vacanza dal college. Vanno nella loro stanza, ma arriva anche loro a parlare con loro, ecco. Lenny dice che ha avuto una... Lenny ha avuto un appuntamento col suo fidanzato, è andato tutto bene finché lui non si è messo a ridere e ha fatto uno strano verso. È vero. Il verso e questo gli dà fastidio. E dice, ma anche voi con i vostri fidanzati avete questi problemi, qualcosa che vi dà fastidio? Loro dicono di no, ma poi se ne pentiranno. Infatti, prima viene inquadrata Lori che è al ristorante con Bobby. Andava tutto bene finché Bobby non si è messo a canticchiare. Infatti Bobby ha questo vizio di canticchiare sempre. Looking at the menu, Crepe Suiza is the winner. Have you always broken into song for no reason? I'm surprised I never noticed before. We're learning about each other all the time. Now you know I'm good at rhyme. Dici che sta bene? Non credo che sia mai stato bene. E poi si vedono Lulu e Sam. Che sono al cinema e Sam è una eterna indecisa, non riesce mai a decidersi. What do I want? Popcorn? No, a hot dog. No, wait, gummy worms. Sam, the movie's about to start. Okay, gummy worms it is. Phew. I'll take a pretzel instead. No, caramel popcorn. That gives me time to go back for the gummy worms instead. E questo è anche un problema. Così si rivedono le tre sorelle e dicono che tutti e tre i loro fidanzati hanno qualcosa che li disturba. I fideconti hanno qualcosa che li disturba, ecco. Così decidono di dirglielo. Infatti. All'inizio tutto va bene perché i fidanzati dicono: oh, avete ragione, abbiamo questi difetti, cercheremo di correggerli. Ma quando poi sono i fidanzati a dirlo alle tre sorelle dei loro difetti, queste si arrabbiano e quindi litigano. E quindi vanno su una giostra di formaggio, ma anche i fidanzati sono su una giostra di formaggio. E qui poi si rendono conto che dicendo che ai loro fidanzati che c'erano delle cose di loro che gli dava fastidio, loro erano stati male come sono state male loro. E quindi decidono di fare la pace. Infatti,
e si danno un abbraccio sull'altra giostra. Peccato che però la giostra non li poteva tenere tutti e quindi cadono tutti quanti in questo coso di formaggio, in questo laghetto di formaggio. Beh, in effetti lo dice pure la copertina dell'episodio. E comunque, qual è la conclusione? Va bene. Che se stai con una persona devi accettare anche i suoi difetti e non bisogna mai cambiare le persone. E l'episodio finisce con tutti che ridono e lo zoom del formaggio che viene inquadrato sulle due ragazze. Ok. Opinioni. Che è un bellissimo cartone con una bellissima puntata ha un'ottima morale, ovvero non se tu vuoi veramente una persona, se tu sei amico veramente di una persona, devi accettarlo con tutti i suoi difetti e non cercare di cambiarlo. È vero, a me non ci ha fatto molto ridere, però in fin dei conti è una bella morale. Ha un bel significato. Ok, ciao a tutti ragazzi! E nulla ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete, commentate, noi ci vediamo a un prossimo video! E bella raga!